mi disse che quando uscì da quell'ammasso di corpi che lo sovrastavano, si sentiva un uomo morto. Mi disse anche che a quei tempi morire era facile, ma vivere era un'impresa ardua. Tutti i miei uomini sono morti. Sono sopravvissuto solo io. Sei stato fortunato. Mi sono finto morto. Ho perso tutti. 1600 soldati Qing combattevano contro i ribelli Taiping. Da 3 giorni e 3 notti. L'esercito di Ho non è venuto in nostro aiuto. Stavano lì a guardare mentre tutti gli uomini venivano massacrati. Uno ad uno. Nessun sopravvissuto. Nemmeno uno. Soltanto io. Soltanto io. Soltanto io. Mi disse che quel giorno incontrò una donna e trascorse la notte in una casa abbandonata. Non seppe dirmi se quel ritorno dal mondo dei morti era merito della zuppa calda o del tepore di quel corpo. Hai del cibo? Prova alla piazza principale. Disse anche che la prima volta che ci incontrammo, il cielo era buio come il suo umore. Ma ricordo chiaramente che invece era
Una bellissima giornata di sole. Chi si unirà a noi avrà cibo gratis. Avanti! Tenete! Prendete! Ce n'è per tutti! Avanti, forza! Venite! Il cibo è qui, tutto vostro! Non restate rimpalati! Avanti, venite! Su! Combatti bene, amico. Vieni, ti voglio presentare il mio fratello Eru. Sono tornati! Eccoli! Calmi, ho detto, c'è cibo per tutti. Il giorno che arrivò Pang al nostro villaggio coincise con il ritorno da uno dei suoi saccheggi del nostro capo, Zhao Eru. Pensavo che il successo ottenuto lo avrebbe messo di buon umore nel ricevere il nostro nuovo amico. Ma sfortunatamente mi sbagliavo. Sì, è bello essere a casa. Stasera si festeggia. Chi è il capo? È lui! Prendete. A me! Anch'io! Quindi sei tu il famoso Pang, vero? Lo vedi quell'uomo laggiù? Molto tempo fa era lui il capo del villaggio. Ora sono io. Yam mi ha detto che gli piaci, ma non posso farti restare. Sono un ladro e tu un soldato. Giusto? Festeggia con noi, ma domani te ne dovrai andare. Hm? Perché sei sola? Sono andata via di casa. Sbaglio, sento un accento Yanzu. Te ne sei accorto? Hai sentito dei pony di Yanzu? Intendi le belle ragazze educate e poi vendute agli uomini ricchi? Sì. Al compimento dei 15 anni stavo per essere venduta anch'io, ma il mio più caro amico d'infanzia mi ha salvato. Accidentalmente ha ucciso una persona. Si è nascosto e... alla fine è diventato un bandito. Lui ti voleva bene. Ti voleva salvare. Questo lo so.
Continui a fuggire? Fratello Erur, hai il compito di riservare sedie e vino per i nostri fratelli defunti. Viaggiate in pace! Viaggiate in pace! Sei un comandante dell'esercito Qing, vero? Fa parte del passato. E perché mai? Su, bevi. I Qing ordinarono alle nostre truppe di unirci e attaccare i ribelli. Ma il generale Ho ci tradì. I miei uomini vennero uccisi. E il generale non mosse un dito. La cosa più importante è la lealtà tra fratelli. Giusto? Purtroppo noi non siamo fratelli. Alla salute. Uyan, la cena. Grazie. Resterà con noi anche il nuovo arrivato? Chi credi che se ne vada davanti a del buon cibo? Anche se Pang sembra un uomo duro, non so se resterà o andrà via. Guarda. È bello, vero? L'ho preso a un uomo morto. Sai che simbolo sia? Io no. È un portafortuna. È stata reale quella notte. Ti ho aspettata tanto. Credevo fosse un sogno. Poi sei fuggita. Perché sei tornata? Sono fuggita molte volte, sperando nel destino. Ma torno sempre. E perché lo fai? Perché ritorni? Resta qui!
Tu! Basta così! Perché non mi guardi negli occhi? Credevi che nessuno potesse scoprire che ci hai derubato delle nostre provviste? Questa è l'occasione che ti do per servire il paese. Via! Fa male? Sì. Se solo avessimo delle armi, potremmo combattere! Ma sarebbe un suicidio. Preferirei morire pur di non continuare a vivere in questo modo. I banditi, purtroppo, vivono sempre una vita di stenti. Perché non vi arruolate? Una volta entrati nell'esercito, avreste un salario per sfamare le vostre famiglie. Vi darebbero delle armi. Così potreste difendervi da qualunque attacco. E il villaggio troverebbe la pace. Questo per i Qing non farebbe differenza. L'esercito di Ho è molto potente. Il generale Ho vi guarderebbe dall'alto in basso. Sappiate che l'esercito Qing di Lord Chen è alla disperata ricerca di uomini da arruolare per contrastare le prepotenze dell'esercito. Secondo me Chen ci accoglierebbe a braccia aperte. E Ho sfrutta questa occasione. Ciò che è successo non accadrà mai più. Bene. Ci sto. Siamo banditi! E ci uniremo a un esercito di banditi! Hai disertato l'esercito Qing e ora ci chiedi di unirci a loro. Perché dovremmo fidarci di te? Il tuo giuramento. Per entrare a far parte della confraternita, ognuno di noi doveva uccidere un nemico dimostrando lealtà. Da quel momento soltanto le vite dei nostri fratelli avrebbero avuto valore. Quel giorno capì che era su una via di non ritorno e gli chiesi se era sicuro di ciò che stava facendo. Ma lui non rispose. Perché ci volete uccidere? Cosa abbiamo fatto di male? Perché dobbiamo morire? Lasciateci andare, per favore. Per Guardami favore. In faccia. Ti vendicherai nella prossima vita. Noi, Panguin Yun, Zhao Eru, Yan Huyan. Oggi abbiamo stipulato il patto di fratellanza. Abbiamo prestato il giuramento di sangue. Impegniamo le nostre vite a combattere coloro che ci recano offesa, condannandoli a morte. Un fratello che minaccia un altro fratello deve morire. Il cielo e la terra ci sono testimoni e che possono colpire a morte senza nessuna pietà chiunque di noi rompa il patto. Oggi abbiamo stipulato il tardi mi disse che non credeva nell'impegno preso. Allora gli chiesi in cosa credeva. E lui mi rispose: in Eru e in te. Fratello Eru! Xi Jinbiao e i suoi uomini se ne sono andati. Morirebbe piuttosto che servire l'esercito Qing.
Stiamo per attaccare il convoglio Taiping! Poi disse che il modo più rapido per farci accettare dal ministro Chen era di portargli dei regali. E il miglior regalo era di attaccare il convoglio dei rifornimenti Taiping. Guardate! Quel giorno mi salvò la vita e mi diede anche una lezione. Taglia la testa e il corpo cadrà. Fratello Yan, guarda! Sono di quell'uomo! Sono gli stivali di un generale! Fratello Yan è diventato un generale! No! Fratello Yan è un generale! Fratello Yan è un generale! A cosa pensi? A casa! Ha! Il rapporto dice che la tua unità è stata annientata nella battaglia contro i ribelli Taiping e Chuan e che poi sei scomparso. Come osi tornare dopo 2 mesi? Sono qui per spiegare. Il generale Ho ha inviato il suo esercito come supporto a Chuan, ma si è fermato a 30 miglia, lasciandoci combattere da soli. Ecco come sono morti i miei uomini. Tutti i tuoi uomini sono morti, ma tu sei sopravvissuto. Sì, è vero.
ma solo per rivedere il generale Ho. Dici, quanti uomini avete? 800. Datemene altrettanti. E dentro 15 giorni espugnerò la città di Shu. Non ti prendere gioco di noi. 10 giorni. La espugnerò in 10 giorni. Bene. Allora ti darò 1500 dei miei valorosi soldati, ma i tuoi uomini non riceveranno niente. Cosa? Niente paga. Metà bottino. Sarà più che sufficiente. Bene, allora puoi dare al tuo esercito il nome di Reggimento Shang. Grazie, miei signori. Sotto il suo comando vincemmo la nostra prima battaglia contro i ribelli Taiping. Hai visto? Avevamo delle nuove uniformi dell'esercito Qing, insieme alle armi. Ci convincemmo che seguirlo era l'unica cosa giusta. Paura? Sono arrugginiti. Inutilizzabili. Domani affronteremo 200 fucili Taiping. Siamo decisamente in minoranza. Attueremo un attacco suicida per aprirci un varco fra le loro linee. Solo così potremo batterli. Fratelli! Ditegli chi è il più forte! Il nemico sarà a 300 passi di fronte a noi. I loro fucili hanno un campo d'azione di 200 passi. Le frecce raggiungono circa 100 passi. Servono 200 volontari per caricare contro la linea di fuoco. Tutti i volontari saranno scudi per gli arcieri che correranno dietro a loro per potersi avvicinare e colpirli a morte. Perderemo molti fratelli. Io vado! Chi viene con me? Se morirete, la famiglia riceverà doppia paga. Se sopravvivrete, tripla. Non volete diventare ricchi? Dove sono i veri uomini? Dove sono? Io ci sto, sono con voi! Anch'io vado anch'io con voi! Con voi. Sono ci sono i nostri! Anche su di me! Anche su di me! Anch'io! Che cosa volete? Cosa volete? I loro soldi! Il loro cibo! Prendiamo la città! Cosa volete? I loro soldi! Il loro cibo! Prendiamo la città! I loro soldi! Il loro cibo! Prendiamo la città! I loro soldi! Il loro cibo! Prendiamo la città! Stai facendo una scommessa con 800 vite. La guerra è una scommessa. Ti sbagli. Nel mio esercito 1500 soldati. Se li perdo, non conterò più nulla alla corte imperiale. E cosa vuoi per accettare? Niente. È troppo rischioso. Ma non ti è chiaro ciò che ti offro? Se non accetti, resterai schiavo dell'esercito di Ho per sempre. Siete inferiori di numero. La vittoria è già nostra. Arrendetevi e le vostre vite verranno risparmiate. No! No!
Che aspetti? Stanno morendo! Sta zitto! Sono io il comandante, è chiaro? Sì! Scoccate le frecce! Sta rischiando la vita per incitarmi alla battaglia. Uomo astuto se resta fuori dalla battaglia. Avanti! Andiamo! Yeah.
fratello! Non farlo! Non tirarla fuori, lo ucciderai! Stavolta moriremo sul serio. Siamo fratelli di sangue! Moriremo come fratelli! Ha ragione! Dobbiamo portarli il più possibile, insieme a noi! Pronti a morire? Sì! Incredibile! 800 banditi hanno fermato un esercito di 5.000 uomini. È tempo di tornare alla vittoria. Seguitemi! All'attacco! Quel giorno ci disse: non siete più banditi, ma siete diventati dei soldati veri. Non ne capivo il vero significato, finché non entrammo nella città di Shu. Muoversi! Ma perché allora, vengo arrestato? Che c'è? Eh? Perché? Che succede? Radunate fratello la gente! Zao! C'è un'esecuzione! Fratello Zao! Fratello, che hanno fatto? Hanno violentato due ragazze. Avevano 3 giorni di permesso. Questo può succedere. Io non tollero una condotta simile sotto il mio comando. È quello che fanno i soldati quando occupano una città. Gli prendiamo il cibo, i loro soldi, le loro donne. Questo è normale. Ascolta, se permettiamo che accadano cose simili, diventeremo peggio di quel bastardo di Ho. Siamo soldati ora, non banditi. Abbiamo ucciso la famiglia di queste ragazze, distrutto le case, e adesso vorresti proteggerle. Uccidendo i nostri uomini, nessuno rischierà più la vita. Ormai hanno imparato la lezione. Su, avanti! Dite che vi dispiace. Abbiamo sbagliato, perdonateci, vi prego! Fratello, vi scongiuro! Riconoscono le colpe, perdonali. Quando ero ancora un civile, ricordo che un soldato massacrò un poveraccio in mezzo alla strada fino a coprirlo completamente di sangue. Non c'era ragione per un gesto simile. Quel giorno giurai a me stesso che se mai avesse avuto un qualche potere, ciò non sarebbe più accaduto. Un soldato deve liberare la gente dall'oppressione. Ricorda una cosa: il mondo intero dovrebbe essere libero da qualsiasi oppressione. È solo questo il motivo per cui lottiamo. Quel giorno finalmente ci rivelò la sua visione del futuro. Disse che aveva aspettato tutto quel tempo perché sapeva che non avremmo capito. Ma io avevo capito perfettamente. Chiudete gli occhi. Sarà veloce. Che cosa dirai a mia madre? Avrei desiderato poter sacrificare la mia stessa vita per loro. Ho sempre pensato che per sopravvivere bisognava dare la morte. Adesso però
Ho capito che mi sbagliavo. Io giuro che il sacrificio di questi due ragazzi un giorno avrà un grande valore. Amici miei, Pan Quin Yun deve essere benedetto. Pan Quin Yun, il destino ci ha riuniti ancora, giusto? Che fortuna per voi essere riusciti a espugnare la città di Shu. Pang, ti daremo altre 5 unità, che ne dici? E inoltre Liu Dashan sarà interamente sotto il tuo comando, così è deciso. Grazie, signori. Pan Quin Yun, un vecchio amico ti sta aspettando, il generale Ho. Entra pure. Signori, i miei saluti. Generale Pang, è da molto che non ci vediamo. È la riunione di vecchi alleati, Ho a capo della prima linea e Pang della retrovia. Aspetta, come ci divideremo i bottini? Lord Di, Lord Shen, avete forse qualche obiezione? Temo che ciò abbia poca importanza. Prenderemo prima Suzhou e poi Nanking, eh? Perché stanno ridendo? Nanking è la roccaforte Taiping. Se vogliamo Nanking, dobbiamo prima prendere Suzhou. Quando la guerra sarà finita, chi ne trarrà vantaggio? Loro non hanno nessuna intenzione di prendere Suzhou. Ma se noi attacchiamo, loro non possono fermarci. Uscite tutti! Sono tornati! Eccoli! Prendete, a voi. Tenete. Ce n'è per tutti. Questa a te. Tieni. Ecco. A te. Prendi, prendi. Ecco. Avanti. Tenete. Avvicinate, attenzione. Avvicinatevi. Su, forza, prendete, prendete. Venite, venite qui. Tieni. Ce n'è per tutti. Tieni. Avanti. È per te. Tieni. Sei dimagrita. Fratello Pang dice che staremo via 3 anni. Quando la guerra sarà finita, troverò un posto migliore dove sistemarci. Dov'è Pang? Fuori dal villaggio. Domani mattina partiremo all'alba. È stata reale quella notte. Ti ho aspettata tanto. Credevo fosse un sogno. Poi sei fuggita. Perché sei tornata? Sono fuggita molte volte. Sperando nel destino. Ma torno sempre. Marciammo per molte miglia e combattemmo per 3 lunghi anni. Fu terribile, ma eravamo felici. Un giorno gli chiesi quando sarebbe finita questa guerra. Lui mi rispose che Suzhou era la porta d'ingresso per Nanking, la capitale dei Taiping. Senza aver preso possesso di Suzhou e Nanking, i Taiping non si sarebbero mai arresi. Ma sapevamo che i ministri non ci avrebbero mai lasciato avvicinare alla città di Suzhou.
Voglio aiutarvi. Dai soldati 3 giorni di riposo e di svago. Falli divertire, dagli cibo e donne. Questa guerra deve terminare, ma prima dobbiamo prendere Suzu. Ecco, un solo pezzo. Ti comporti come il generale Pang, egoista e arrogante. Credi davvero di conquistare Suzu con 4 soldati? Sono preoccupato per Lord Chen. Senza rinforzi e rifornimenti, lui è finito. C'è sempre una linea di demarcazione tra i vincitori e i perdenti. Se aggiungo il pezzo giusto qui, il generale Pang vincerà la sua battaglia e salirà in alto, molto in alto. E poi... E tu pensi che io permetterò che Pang abbia successo? Non lascerò che possa prendere il sopravvento su di noi. Suzu non è prendibile. Moriremo entrambi per niente. Il generale Ho e il suo esercito sono là e ci aspettano come degli avvoltoi. Quanto credi che potremo resistere ancora? Vuoi andartene? Fallo anche tu. Quando avremo preso Nanking? Te ne pentirai. Entrerò in città e ucciderò Wang. Quelli che ci hanno provato sono morti. Non metterò la tua vita in pericolo. Lord Yi deve darci munizioni e cibo. Ma abbiamo disobbedito al loro ordine attaccando Suzu. Io gli servo. Forza! Da questa parte, presto! Presto! Muovetevi! Aiuto! Aiutateci! Tutti volevano entrare in città. Credevano che lì dentro ci fosse cibo in abbondanza. Hanno detto di non tornare più. Datemi cibo! E vi consegnerò Suzu! Moriremo combattendo, ma non di stenti! Vi supplico! Andatevene. Il ministro ha detto che non ha sentito parlare di nessuna battaglia, Suzu. Sperate che io fallisca! Non importa come muori o quando muori. Appena la guerra sarà finita, entrambi gli eserciti, Shan e Ho, non esisteranno più. Sai perché? Perché il governo scioglierà tutti gli eserciti. Torna dai tuoi uomini. È più eroico morire su un campo di battaglia. Andiamo da Ho. Fratello, non dobbiamo implorarli! Torna al campo, allora!
Questo buon pesce era davvero ingordo. Ha mangiato troppo, non lasciando niente agli altri. Ho provato a pescarlo molte volte, ho sempre fallito. Oggi sono stato fortunato. Non è stata fortuna. È lui che lo ha deciso. Dammi rifornimenti e munizioni. Ti farò un'offerta. Non mi interessa. Suzu è già mia, lo sai. Io intendevo Nanking. I miei uomini combatteranno e moriranno. Tutto quello che devi fare è stare dietro a noi. Nanking la divideremo. Metà per uno, ecco la mia offerta. Non vorrai farti comandare da quei tre vecchi per sempre. Il cielo mi ha concesso di vederti. Ti proteggerà. Se all'alba non vedrai una luce rossa dall'interno della città, mettiti in salvo. Di pure a Pang e a Uyan, che volevo morire da eroe. Dobbiamo prendere Nanking prima che Ho e i suoi uomini possano riscuotere il loro credito. In soli 10 giorni. Prenderemo Suzu in 2 giorni. E poi Nanking. Fratello, hai portato da mangiare? Dicono che c'è cibo in città, ma a me sembra che inizieremo a mangiarci gli uni con gli altri. Allora, hai portato qualcosa? Il generale Pang è tornato! Generale! Zhao è entrata su Zhu. Ha detto, se una luce brillerà, significa che ce l'ho fatta. Promisi ai miei uomini che li avrei nutriti e che avrebbero combattuto per 3 anni. Ne sono passati 5. Attaccheremo all'alba. Sì. Lian!
Mi piace studiare i volti delle persone, ma non ne vedo uno nuovo da quando Suzu è sotto assedio. Cioè da quasi un anno, amico mio. Ho sentito dire che il Corriere Doppio è uno nuovo, con un nuovo volto. Ma non uso oppio da tempo, non mi interessa. Allevia solo il dolore fisico. Sai che significa essere un prigioniero? Suzu è diventata come una grande prigione. Non puoi uscire da qui. Nessuno può farlo. Tantomeno entrare. A meno che... non lo consenta io. Ti ricordi di Shi Jingbiao? Tu ti sei unito all'esercito Qing, lui a me. Ci sono 4.000 soldati affamati oltre queste mura. Se mi uccidi, Suzu diventerà una città di fantasmi, morirete tutti. Anch'io ho 4.000 uomini che sono disposti a difendere questa città fino all'ultimo. Questo te lo posso assicurare. Allontanati. Gettate le armi. Arrenditi. 11 anni fa ho venduto ogni cosa e mi sono unito ai ribelli Taiping. Da quel giorno la parola arrenditi per me non esiste più! Soffrono. Viaggia in pace. No! Generale, è quasi l'alba. Prepara i cavalli. Devi scortare Lady Zhao. Presto, presto, muovetevi! R.U. ha detto che dovete ricordarlo come un eroe.
avanti! Guardate, Eru! Eru! Si uniranno a noi? Non penso lo vogliano. Sono 4.000 prigionieri. Quanto cibo pensi di poter dare loro? Fratello, lasciali vivere. Si sono arresi a questa condizione. I granai della città sono vuoti. E di cibo ne abbiamo poco. Ci serve per Nanking. Ma cosa dici? Aspetta! Attaccheremo Nanking. Oh, ha levato il campo ieri. Attaccheranno Nanking. Non so leggere. Quello che mi interessa è da dove arriva il cibo. Da dove? Da Ho. Vuoi dire che hai preso accordi con lui? I ribelli non si uniranno mai a noi. Quando attaccheremo Nanking, questo posto resterà senza difesa. Possiamo lasciare la città in mano a loro? Ascoltami, tu non puoi... No, ascoltami tu. Questi 4.000 uomini sono soldati nemici. Aprite i magazzini! Dategli il cibo! No, fermi! Panquin Yun aveva ragione su di te! Vogliamo più pane! Più pane! Più pane! Questo pane è destinato ai nostri uomini. E ora tu vuoi darne la metà ai prigionieri? E l'altra metà a donne e bambini. I nostri uomini hanno combattuto per mesi e hanno patito stenti. Dimmi, chi lo merita? Avanti, rispondimi. Non mi interessa. Dagli il cibo. Ora! Ora! Dategli il pane. Sarà il loro ultimo pasto. Ho promesso di risparmiargli la vita. In guerra importa solo vincere. Non romperò la mia promessa. Fratello, ha ragione lui. Vattene! Ha ragione lui. Ho detto vattene! Ha ragione lui. No! Che stai facendo? Lasciatemi! Lasciatemi! Non romperò la mia promessa! Arcieri! Silenzio! Thank you.
Arcieri! Scoccate! Scoccate! Non lo fate! Ancora! Ancora! Non li uccidete! Ancora! Basta! Ancora! Fermatevi! Non potete ucciderli! Da quel giorno in poi, Eru non mi rivolse più la parola. Questo mi ferì molto. Ma fratello Pang aveva ragione. Vado a casa! Chi viene con me? Eru, non puoi andartene. Dobbiamo prendere Nanking. Per che cosa? Per uccidere ancora altre persone? Erano Taiping. Sì, erano arresi. Ma erano soldati. Ti ricordi quello che ci hai detto, fratello? Ci hai detto che ognuno merita di essere trattato con giustizia, anche i reietti. E tu che cosa hai fatto? Hai ordinato il massacro di 4.000 poveri soldati indifesi. Soltanto i poveri vanno in guerra. Chi di noi non è stato povero prima di entrare nell'esercito? Tutti quegli uomini erano soldati e i soldati sono pronti a morire. Mentre gli abitanti di Nanking sono soltanto civili, lo capisci? Se l'esercito di Ho arriva prima di noi, sarebbe meglio per i civili morire prima. Non andare. Sarebbe insubordinazione. I nostri fratelli Shan si ribelleranno gli uni agli altri. Pensa alle conseguenze. Non mi costringere.
Se qualcuno lo toccherà, io lo ucciderò! Fratello, ti prego, non andartene. Se te ne vai ora, la nostra fratellanza sarà finita per sempre. Eru! L'esercito di Ho ha levato il campo. Se non ci muoviamo sarà troppo tardi. Io ti prometto che dopo aver preso Nanking verrà la pace. E un giorno vedrai che le decisioni che ho preso oggi erano giuste. Bene. Verrò a Nanking con te. Se tu hai ragione, mi inginocchierò davanti a te. Ma se hai torto, ti ucciderò con le mie stesse mani. Andiamo! Fratelli caduti! Piazzate in pace! Abbiamo giurato un patto di lealtà al nostro reggimento Shan. Finché ci sarà la fame, l'oppressione e l'ingiustizia, il nostro reggimento Shan combatterà queste piaghe fino alla morte! Distribuite le paghe! Eru, ma che state facendo? I soldi appartengono alla tesoreria imperiale Qing. Ci siamo accordati nel prendere Nanking e distribuire il bottino ai nostri uomini. Se non hai tempo, ti aiuterò io a farlo. Ricordate questo! Il reggimento Shan ha un capo solo. E quello non è altro che Pang, il nostro generale. Mostrategli la vostra gratitudine! Tre monete d'argento e quattro di bronzo. Wang Long, quattro monete d'argento. Wang Xiao Shu. Generale Ho! Hai aiutato il generale Pang ad espugnare Nanking. E ora sei alla sua mercé. Prima o poi lo ucciderò. Tu non capisci. L'imperatrice lo nominerà governatore di Nanking e della provincia di Jiangsu. E quindi? Generale Ho. Questa volta non posso aiutarti. Tiriamo Eru dalla nostra parte. E la caduta del generale Pang è più che garantita. Alla salute! Ha 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 ha
Generale Zhao, tu hai combattuto, ma altri gli riscuotono il credito. Sei arrabbiato? Perché? Tutta questa faccenda della confraternita. Lui è tuo fratello, ma ti ha messo le catene ai polsi. Ti ha forzato a rompere la promessa e ti ha reso ridicolo davanti a tutti. Fagliela pagare. Se riuniamo le forze, Nanking può essere nostra in un istante. Dagli ascolto, generale Zhao. Vieni. La vendetta è dolce. Le ferite superficiali leniscono in fretta, ma quelle profonde impiegano più tempo a passare. Generale Zhao, prenditi pure il tempo necessario per pensarci su. Ciao, generale Ho. Deve essere incredibile per te constatare quanto tempo ci voglia per arrivare dalla porta d'ingresso fino a qui. Io ho avuto la stessa sensazione la prima volta che sono entrato dalla porta principale. Per arrivare al palazzo imperiale, i capelli mi sono diventati bianchi. Mi è sembrato che fossero passati 30 anni. E adesso sono troppo vecchio per poter camminare così a lungo. Avvicinati. L'imperatrice ha detto che la sua giovane età è un vantaggio. Significa che ci servirà a lungo. Ha detto anche che Pan Quin Yun dovrebbe essere premiato per la rapida conquista di Nanking. Riceverà la veste d'oro e verrà nominato governatore di Nanking e della provincia di Jiangsu. Mostra la tua gratitudine. Su, avanti. Io, Pan Quin Yun, chiedo che gli abitanti di Nanking e Jiangsu vengano esentati per 3 anni dalle tasse per recuperare i danni causati dalla guerra. Richiesta accettata. Grazie, Vostra Altezza. Sei responsabile del massacro di Suzhou e adesso salvi gli abitanti di Nanking? Generale Pang, sei un uomo molto volubile. L'imperatrice ha consentito perché il generale Pang non appartiene a nessuna fazione politica. Nanking sarà anche tua, ma credo che tu sia a conoscenza dell'offesa al Lord Ya e al generale Ho. Senza alleati, quanto potrai resistere? Ho controllato il calendario lunare. A mezzogiorno dell'ottavo giorno del quarto mese sembra che il cielo ti sia di aiuto nell'assumere i poteri. Prima di fare qualunque mossa, generale, guardati sempre alle spalle. Questo è il mio consiglio. Adesso devo andare. Signori? L'insurrezione si è placata, ma ci informano che la milizia locale ha troppo potere. Generale Pang,
Sappi che l'imperatrice ne è turbata. L'esercito verrà sciolto. Bene. Una volta sciolti tutti i vecchi legami, potrai dedicarti anima e corpo ai tuoi doveri di governatore. Tuo fratello Zhao Eru ha tentato di disertare a Suzhou. Stava quasi creando una ribellione. A Nanking ha dato via parte del tesoro reale. Come può comandare il tuo esercito? Generale, attento! Ho camminato sul ghiaccio per una vita intera. Credi che io non possa farcela? Sei sveglio? Sì, lo sono. Forse hanno ragione i ministri. Nanking non ha bisogno di uno come me. Voglio tornare a casa. Vieni con me. Questo non mi serve più. Cosa c'è? Cattive notizie. Il generale Ho ha deciso di assassinare il generale Pang. Scusami. Generale! Fratello! Signore... Fratello! Generale! Dov'è? Il generale Pang deve ancora tornare dalla corte imperiale. Allora ha deciso. Va bene. Generale Yan. Generale. Chi sono? Guardie inviate dalla corte imperiale. Avanti, muovetevi. Copri quel tavolo. Spostate quei vasi. Avete ospiti a cena? Sbrigatevi, generale. Il generale Pang ha invitato il generale Zhao a cena. Si sono riconciliati. Fratello Pang è tornato. Dovrebbe rientrare entro il pomeriggio. Generale Zhao, un momento! Signore... Abbiamo saputo che il generale Ho vuole assassinare il generale Pang. Lui non vuole tornare in città, ma ha chiesto di dirvi di incontrarlo al villaggio Yangpu. Oh! Dia Uyan di chiamare rinforzi e di raggiungerci lì! Dov'è Eru? È andato a trovare fratello Pang. Cosa vuoi fare? Perché tutte quelle nuove guardie? Vuoi uccidere Eru? Per avere Lian? Hai forse dimenticato il nostro patto di sangue? Quando arriverà Eru? Mi devi rispondere! Al tramonto.
verrà al tramonto. Ci sarò anch'io. Mi hai spaventata. Lian, sono qui per dirti addio. Te ne vai? Tu te ne andrai. Ma dove? Sto aspettando Eru. Stavo giusto preparandogli la cena. Fratello Pang vuole ucciderlo a causa tua. No, non può essere. Non ci credo. Scendi. Non posso. Devo finire di mettere le tende. Hai mai visto tende così belle? Credimi, non ne vedevo da anni di tale fattura. Ho visto questa rossa in un negozio qui vicino. Però mi piaceva anche quella verde. Scendi. Tra poco compirò 29 anni. Ho vissuto 14 anni di guerra. Non sono morta di fame e non sono stata uccisa. Scendi! Non puoi uccidermi. Non te lo permetterò. Non è stato facile per me sopravvivere. Perché vuoi uccidermi? Se non ti uccido, Eru morirà. Tu lo salverai sacrificando me. Io non lo so, ma è l'unica possibilità. Non farlo. Uya, perché questa follia? Tu sei una minaccia per Eru. Non puoi farlo. Che cosa ti ho fatto di male? Ti prego, non uccidermi. Perdonami. Cinque anni fa, 108 uomini lasciarono il loro villaggio per unirsi all'esercito, rischiando le loro vite per un misero tozzo di pane. Sono stati i primi ad unirsi al nostro esercito Shan. Eravamo noi tre, i loro capi. Oggi ho scelto un buon posto dove darti la pace. Te l'avevo detto. Sarebbe venuto un giorno in cui tu avresti capito. Ogni anno in questa data io brinderò con te. Voglio spiegarti il perché di quello che ho fatto. Quando ero alla corte imperiale, ho ottenuto l'esenzione di 3 anni di tasse per gli abitanti di Hansu. L'anno prossimo prometto che nessuno morirà più di fame. Adesso finalmente avrei capito che quei 4.000 soldati non sono morti in vano. E neanche tu, fratello. Hai disubbidito ogni ordine a Suzu. Dovevo ucciderti allora, ma non ce l'ho fatta. Ora è la corte imperiale che ti vuole morto. Generale Ho! Perdonami, non avevo scelta. Fratello, Eru viaggia in pace. Uccidere Eru! Fratello! Fratello! Lian è morta! Ora non c'è più bisogno che tu uccida Eru! Fratello, Lian è morta ormai!
Non c'è più bisogno che tu la uccida! Che gli dèi benedicano questo giorno e un grande servo dell'impero. Oggi, l'ottavo giorno del quarto mese dell'anno 1870, avrà luogo a mezzogiorno l'assunzione dei poteri di Pan Quin Yun e in qualità di governatore di Yansu e Nanking. Un buon recinto ha bisogno di tre pali. Senza la tua presenza non era certo la stessa cosa. Assunzione! Fermi! Un fratello che minaccia un altro fratello deve morire. Un fratello che minaccia un altro fratello deve morire. La tua ora è arrivata. Preparati a morire! Fratello che minaccia un altro fratello deve morire! Non continuare. Un fratello che minaccia un altro fratello deve morire.
Qui-Yun! Il generale Pang ha del vero talento, ma non ha ancora capito come vanno le cose. Nanking è di vitale importanza per mantenere la pace in tutto il regno. L'imperatrice non darebbe mai la città in mano a un forestiero. Peccato. Questa è la vita. Onore il nostro patto. Io, Wu Yan, ho ucciso il governatore! Sì! In quel momento mi ricordai di ciò che mi aveva detto in passato. In questi tempi morire è facile, ma vivere è un'impresa ardua.